Buonasera. Con qualche minuto di ritardo, gli incerti della diretta, però è con piacere che ci ritroviamo qua stasera al Resort Stellaris, ospitati dal nostro caro amico Renato Pancallo, per presentare che cosa? Per presentare il Giglio, la Spada e la Mano di Pietra. E gli autori, che sono l'amico Giuseppe Macri, Carmine Alagana. E la storia che ci presenterà, che Simona stasera ci presenterà insieme a Pino Macri, non è una bella storia, però è una storia interessante da sapere, perché motiva e giustifica tante cosette. Questa cosa che stiamo presentando, la stiamo presentando nell'ambito del Maggio dei Libri, e questo è il secondo appuntamento. E che dire, lascio la parola a Simona. Simona, a te la parola. Grazie Presidente, grazie a tutti voi che siete venuti anche da lontano questa sera per ascoltare e per assistere a questa serata, quanti che è in ritardo purtroppo per motivi tecnici. Il Giglio, la Spada e la Mano di Pietra è proprio una triste storia, come il nostro cantastorie ci ha raccontato per sommi capi. E la scelta di questo brano da parte mia non è stata occasionale, ma ripercorre in un certo qual modo tutto ciò che noi andremo a raccontare nel testo scritto dall'ingegnere Pino Macri e dal suo collega amico Carmine Lagana. È un testo scritto a quattro mani. Un testo, molti sono stati scritti su questa, sulla strage degli Alberti, ma questo è un testo completamente diverso, completamente innovativo, edito da La Ruffa, che doveva essere presente questa sera, ma per impegni con il commercialista mi ha mandato un messaggio e non potrà esserci questa sera. È un romanzo quindi dialogico, un romanzo storico, un romanzo anche di carattere per come sono stati, per come vengono presentati anche i personaggi, pieni di pathos, pieni di impeto anche passionale e di sentimenti ovviamente. Noi sappiamo ovviamente che quando noi scegliamo di scrivere un testo e lo pubblichiamo, il testo ovviamente non è più di chi lo scrive, ma diventa di chi lo legge, e ognuno ci vede quello che ci vuole vedere, quello che più lo colpisce. Ingegnere, Pino Macri, Carmine Lagana, un testo scritto a quattro mani. Da dove nasce l'idea di scrivere e pubblicare questo testo, e chi di voi due si è curato di cosa? Intanto buonasera e ringrazio anch'io l'Associazione degli Amici del Libro per questa occasione della presentazione di questo nostro romanzo storico che abbiamo scritto appunto a quattro mani, io con Carmine Lagana, che è un architetto ma soprattutto è un imprenditore che vive, pur essendo originario di Palizzi, vive e opera su Milano e quindi raramente riesce ad essere presente anche lui insieme a me in queste occasioni. Siamo in un certo qual modo, io, per chi non mi conoscesse, la maggior parte, mi interessa soprattutto di storia. Sono uno storico, ho pubblicato diversi libri e come pure l'amico Carmine Lagana, ed è su questo terreno che noi ci siamo incontrati. Ormai il nostro servizio risale a più di 10 o 15 anni fa. E il tutto è partito praticamente dal ritrovamento fatto di un piccolo rispetto al resto documento presso l'archivio di Stato di Napoli. Cioè, in pratica, questa è una storia che conoscevo sin da quando ero giovane frequentatore degli studi scolastici locresi,
Io sono, tra l'altro, sono nativo di Covolino, ma vivo a Locri ormai da più di 50 anni. E questa storia era già conosciuta sin da allora. Mi ricordo che io addirittura ne sentivo parlare quasi da bambino, quando a un certo punto proprio l'editore La Ruffo pubblicò un libricino, ricordo la copertina rossa, sulla strage degli Alberti, scritta da un professore di Caulonia. E sinceramente, quando lessi questo libro, non mi interessò più di tanto, nel senso che veniva raccontata una storia d'amore come tantissime altre si trovano in giro. Insomma, non mi impressionò, non mi fece nessuna specie. Se non che, appunto, ritroviamo questo documento a Napoli, ed è una, io lo riporto anche nel libro in appendice perché è troppo importante, è una relazione fatta da un, si chiama Mastrodatti, cioè una specie di, come dire, di cancelliere, che manda a Napoli questa relazione su questo personaggio, Bernardino Benavoli. Questa relazione è datata 1677, cioè 9 anni prima di questi fatti. Quindi lui racconta in questa relazione, dice chi era questo Bernardino Benavoli già nel 1677. Un qualcosa che è veramente di scioccante. Nonostante noi oggi siamo abituati, tra televisione e cinema, spesso siamo abituati ormai all'Arancia Meccanica, ormai non è più per bambini ormai all'Arancia Meccanica, vista la violenza e le cose che circolano sia in televisione sia al cinema, e essere scioccati nonostante questo vi lascio immaginare che cosa ci poteva essere in te. Un'elencazione di malefatte incredibile da parte di questo. Ora, questo termine purtroppo è abusato oggi, tutto quando dice qualcosa di incredibile, questo è veramente incredibile nel pieno senso della parola. Cioè, non ci si può credere che una persona arrivi a violentare qualcosa, quelli narrati lì, e lo stesso Mastrodatti alla fine dice che è solo parte della verità, qualcosa come 6-7 donne, con successiva o contemporanea uccisione di fratelli, di genitori e quant'altro. Qualcosa di assolutamente incredibile. E quindi, e poi rispondo alla seconda parte della domanda, da qui parte tutto un... Cioè andiamo a cercare se c'è qualcos'altro. E riusciamo finalmente a mettere le mani sull'archivio della famiglia Alberti. Perché ci tengo a sottolineare questo? Perché comunque questo è un romanzo, ma è un romanzo basato su una documentazione effettiva. Quindi la parte assolta per noi due, diciamo che Carmine è stato più che altro il consulente storico, io sono stato lo stesore materiale del testo, naturalmente poi confrontandoci in continuazione praticamente tutte le sere su come andava e come non andava. Bene, grazie ingegnere. Andiamo avanti con le slide, gentilmente. Sì. Vediamo la seconda. Ecco qua. C'è pentadattilo, no? Chiamato pentadattilo. Ci chiedevamo ora proprio in sala quale sia la terminologia, il nome giusto da dire, no? Sappiamo tutti che viene dal greco pentas, quindi 5, proprio perché questa montagna arroccata, quindi visibile da tutte le angolazioni, da dove si arriva praticamente sia da nord che da sud, da est che da ovest, si vede questa mano. Eccola qui, queste 5 dita che sembrano le 5 dita che svetta praticamente sulla costa e all'alba si tinge di rosso proprio per il riflesso del sole.
di conseguenza la mano di pietra che si tinge di rosso quasi per ricordare, molti dicono, la strage appunto degli alberghi. Però teniamo anche conto che Pentedattilo, che sono dirà lei, è anche considerato il cosiddetto paese delle coscienze, vero ingegnere? Paese delle coscienze, senso che c'è la consapevolezza di tutto ciò che è accaduto e di tutto quello che praticamente ne è saltato fuori poco nel tempo, anche perché questo era un paese per la sua posizione strategica molto ambito da tutti quanti, ed era forse l'unica fortezza, l'unica fortificazione che dava sullo stretto e permetteva di vedere gli attacchi provenienti dai saccheggi provenienti dal mare. Allora, in realtà, dunque, partendo dal nome, io stesso ho messo, come vedete in questa bella scalia, Pentidattilo o Pentedattilo. Oggi è Pentedattilo, però nei documenti del 600-700 è chiamata Pentidattilo. La cosa personalmente non mi sorprende perché, a parte il fatto che molte denominazioni sono state cambiate dai cartografi che venivano a fare la cartografia, non faccio un esempio per tutti, la torre costiera che c'era fino ai primi anni del Novecento a Bovalino, che era torre scinosa, a un certo punto venne un cartografo, forse capì male, cioè come si chiama questa torre? Quello capì male e scrisse Spinosa. Da quel momento in poi appare come torre Spinosa, mentre invece era scinosa. Pentedattilo probabilmente ci può essere, io mi sono dato questa spiegazione, pente in greco, la seconda E viene scritta con la eta, allora per chi ha fatto il greco, nel greco bizantino moderno questa eta viene letta I, quindi potrebbe essere scritto pente ma letto penti. L'importanza di Pentedattilo in realtà non era diciamo di grande importanza perché non era proprio sullo stretto, ma era rivestiva una grandissima importanza per Bernardino Benavoli, perché forse non tutti sanno che vicino alla marina di Pentedattilo, proprio là vicino, c'è Saline Ioniche, le famose saline. Allora, le saline erano un qualcosa che intanto erano statali, erano di proprietà reale, però erano, diciamo, una fonte di reddito incredibile per l'epoca, eccezionale. E comunque, come tutte l'economia del tempo, era molto inficiata, erosa dal contrabbando. Avere quindi la possibilità di controllare un tratto di marina abbastanza vasto ottenuto dall'unione del feudo di Pentedattilo, quindi della parte a mare del feudo di Pentedattilo, con la parte a mare del feudo di Montebello, portava dei vantaggi enormi. E qui sta la chiave di tutto. Cioè, quando sentite dire una storia d'amore, ma manco per niente, l'amore qui non esiste. Bene, allora qui vediamo sempre qui la conca praticamente era ubicato il palazzo, il castello, e nel testo lei ne descrive perfettamente le stanze. Un affresco quindi del 700 che è stato ritrovato quindi, ed è presente tuttora, esiste tuttora a Stignano, a Villa Calistro. È l'unico documento storico che praticamente ci permette di vedere l'ubicazione del castello, del palazzo, e vedere come era strutturato. Questo palazzo è stato distrutto dal terremoto del 1783 completamente e non abbiamo più nulla. Diciamo così che lei ha trovato, descrive minuziosamente le stanze di questo castello, di questo palazzo. Sia il luogo di ingresso che il luogo di uscita, come poteva essere praticamente anche nel tempo del,
E abbiamo anche qui nell'immaginario artistico, qui adesso vediamo, non si vede, ecco, abbiamo un grande viaggiatore inglese, Edward Lear, che sappiamo oltre ad essere uno scrittore era anche un pittore. In più abbiamo, ecco, delle bozze, ecco, di Marie Cornelle Esquer, che riportano queste visioni, queste strutture. Allora sì, quella che avete visto prima è praticamente l'unico documento ormai esistente su come era, almeno la forma del castello, che si trova appunto, come detto, a Villa Caristo. Perché si trova a Villa Caristo? Perché il proprietario di Villa Caristo a un certo punto acquistò il fiorino di Pertugatti e quindi fece fare, erano i marchesi Clamente, non ricordo se era marchese o un Clamente, fece fare questa fresco a Pertugatti che ha Villa Caristo che è tuttora visitata. Nell'immaginario collettivo che dicevamo appunto, come è vista Pertugatti? Abbiamo visto le due immagini di Edward Lear, piene di luce, piene di con orizzonti sconfinati, cioè Edward Lear quando arriva per Pertugatti non vede un luogo cupo, anche se gli viene raccontata la storia. Lui comunque è un amante del pittoresco e sottolinea soprattutto la spettacolarità di questo paesaggio bellissimo che viene fuori da e lo ritrae in diverse, gli dedica a Pertugatti qualcosa come, a parte quel quadro che avete detto prima, che è un olio su tela, peraltro di dimensioni considerevoli, 90x120, è enorme, ed è conservato in un museo americano, dedica a Pertugatti diversi bozzetti, tipo questo qua che vedete. E sulla destra invece vedete Esquer, che invece colse il lato cupo di Pertugatti, cioè legato alla vicenda che vi si è svolta, e per questo la ritrae, vedete, in questo patto bianco e nero, ma anche in questa ambientazione cupa, chiusa, quasi spettrale, in questa come anche in quest'altra, vedete, quasi, cioè non c'è niente di panoramico che apre il respiro. Queste, tutte e due, queste rappresentazioni in un certo modo dipendono da quello che era la sensibilità dell'artista. Ingegnere, con tutta la carata del resto, no? Qui abbiamo visto il passaggio degli Angioini, dei Normanni, degli Angioini, degli Aragonesi, dei Bizantini, insomma, i Greci, sono passati gli Arabi, sono passati un po', chi più ne ha più ne metta, no? Ora lo ritroviamo ovviamente anche nel nostro dialetto, nell'origine dialettale, delle parole, eccetera. Ma come arrivano gli Alberti e gli Amenavoli ad avere questo feudo? Come si diventava nobile? All'epoca sappiamo, quando lo sappiamo per Spado, ma come arrivano ad essere praticamente proprietari di questi due grandi feudi? Allora, intanto diciamo che questi due feudi vengono presi in carico dagli Abenavoli e dagli Alberti in periodo ormai spagnolo, stiamo parlando del viceregno spagnolo. Sono tutte e due famiglie originarie di Messina. D'altra parte, spiacente per chi ancora ha nostalgia di quelli che chiama i vecchi tempi, ma è opportuno sottolineare questo fatto che in Calabria la nobiltà non è mai esistita, come parlo di nobiltà autoctona, forse con la sola esclusione dei Ruffo, che sono in Calabria dai tempi di Carlo Magno e quindi possono a tutti gli effetti dirsi calabresi, tutti i nobili, sia quelli infeudati, cioè che avevano un castello, sia quelli che hanno soltanto il titolo, nessuno è originario calabrese. Sono tutti, soprattutto napoletani e messinesi, in particolare, oppure genovesi. Ecco, queste sono le tre grandi direttrici di occupazione, di colonizzazione, io la chiamo, della Calabria.
I messinesi, praticamente, se uno va a guardare la storia dei feudi, tutta la parte di costa intorno a Reggio e da Reggio venendo giù per lo Ionio fin quasi senz'altro a Brancaleone, diciamo fin quasi a Bianco, sono tutti feudi conquistati o acquistati dai messinesi. In questa zona sono quasi tutti napoletani oppure genovesi. Avalino era genovese, il primo paese della provincia di Catanzaro, Guardavalle, ma anche quella zona prima Soverato, quella zona lì, era tutta dei genovesi, eccetera, eccetera, eccetera. Come si diventava nobili? La nobiltà una volta era di due tipi, o di spada o di denaro, cioè o erano grandi mercanti che grazie all'aiuto finanziario più o meno elevato che fornivano ai vari re per fare le loro guerre, venivano ricompensati con queste titoli. Oppure provenivano da famiglie che, come dire, avevano prestato la spada, cioè erano capitani di ventura o comandanti di piccoli eserciti che poi venivano messi a capo quando dimostravano sufficiente maestria nell'arte della guerra, venivano messi a capo dei grandi eserciti, erano appunto nobili che avevano avuto in premio il titolo di nobile grazie al loro comportamento in guerra, che tra l'altro significava più feroci erano, più venivano premiati. In particolare questa dicotomia si riflette proprio in questo caso, perché gli Alberti erano nobili di soldi, nel senso che sia gli Alberti, ma soprattutto la moglie del vecchio marchese Alberti, cioè la madre della protagonista del romanzo, cioè di Antonia Alberti, la madre era un olandese, Van Achthoven, che il cui padre, quindi il nonno di Antonia, era uno dei più ricchi mercanti siciliani, per giunta con una particolare passione per l'arte, ed era il più grande collezionista d'arte in Sicilia. Viceversa, gli Abbenavoli, Bernardino Abbenavoli, è diretto discendente di quel Ludovico Abbenavoli che fece parte della famosa disfida di Barletta. E qui nasce il problema, perché grazie alla vittoria nella disfida di Barletta Ludovico Abbenavoli fu premiato con tutta una serie di feudi, non uno solo, tutta una serie. Se non che a un certo punto Ludovico, che non a caso era detto l'animale, chiedo scusa, no prego, si figura, è una opportuna. Spero che il significato era quello. A un certo punto tradì il suo re, cioè praticamente amoreggiò con i francesi, per cui fu punito e gli furono tolti gran parte dei feudi. In questo frattempo questi feudi, che non avevano un padrone, vennero venduti e l'Alberti acquistò il feudo di Pentacico. Gli Abbenavoli ritennero quel feudo come fosse loro, quindi in un certo qual modo ritenevano che fosse stato quasi rubato loro, perché in seguito gli furono restituiti, agli Abbenavoli furono restituiti alcuni feudi, tranne questo di Pentadattilo, che ormai era venduto, legalmente venduto agli Alberti. E da qui comincia a nascere gli attriti fra le due famiglie, che come avete visto prima nella cartina, per chi non fosse pratico del luogo, Montebello e Pentadattilo sono praticamente vicini, ma soprattutto i due feudi erano limitanti l'uno con l'altro. Entriamo adesso nel vivo del testo, la vediamo i protagonisti. Ovviamente qui abbiamo la figura, lei parla della figura di Bernardino Abbenavoli, che viene descritto come un mitomane, un megalomane, un prepotente, un arrogante, pieno di sé, violento, senza cuore. E questo anche per la formazione
per l'educazione che lui ha ricevuto, no? In quanto la madre da piccolino, questa donna forse un po' troppo spartana, no? Lo costringe ad infierire contro il corpo di chi è partita la luce. Così è costruisci. Sì. Guardate, ci sono le luci ed è partita la corrente. Forse è bello, vabbè, ci serviamo. Scusa, è saltato tutto. Eh? È saltato tutto. No, è saltato sì. Sì. No, è questo, è chiaro. Ma non si sente manco la voce. Provo con la voce. Adesso è ritornato, sì. Ma non c'è la proiezione, però. Riparte da solo? Poi dopo viene inculcato a loro, no? Fino ad arrivare praticamente ad essere una persona così abominevole, che consenta il passare il termine, fino che passa dalle violenze agli usi dei notti, fino ad arrivare poi anche a sotterfugi, intrighi e quant'altro. E queste sue, diciamo, malefatte le ritroviamo nei documenti del maestro Dazzi Ciocco Primate, divenuto poi preside e arrivati nel 1677. Era cancelliere e poi divenne preside. Allora, sì, questo senza raccontarvi. Sì, senza raccontarvi il libro, lasciandovi il piacere, diciamo, della lettura. Spero che sia un piacere per la lettura. Questo però è un dato che bisogna raccontare. In quel documento che vi raccontavo all'inizio, quello dell'atto del cancelliere, eccetera, si racconta anche, questo è il cancelliere, racconta praticamente un fatto che prima non si conosceva, cioè a livello nostro, diciamo, non si conosceva, cioè nessuno degli storici che si sono interessati di questa vicenda si è mai spiegato come mai muoiono a distanza di pochi mesi i due fratelli Abenacoli, cioè il padre e lo zio del nostro protagonista Bernardino Abenacoli. E qui sta, diciamo, uno dei punti cardine della vicenda, perché praticamente succede che barone, cioè quello dei due fratelli che era titolare del feudo, che era lo zio di Bernardino, era sposato, ma a quanto pare non era all'altezza. Il piccolo invece, il padre di Bernardino, non solo era all'altezza, ma era un vero e proprio scavezzapollo, che era stato anche espulso dai collegi religiosi dove era stato mandato a studiare per le sue scappatelle, diciamo, chiamiamole così. A un certo punto lo zio si mette in testa che il fratello gli aveva subornato, diciamo così, la moglie, cioè che se la faceva con sua moglie. E allora parte, gli arriva una voce all'orecchio, in un momento in cui la moglie si trovava a Reggio dai parenti, gli arriva la voce che anche suo fratello era a Reggio, e quindi lui parte pazzo di gelosia e in pubblico ammazza il fratello. A questo punto i parenti della moglie dell'ucciso, che era la famiglia Guerrera di Reggio, che era una famiglia potentissima, soprattutto potentissima in armi, ancora non c'era l'Andrangheta, ma eravamo lì. Giurano vendetta. Tanto fanno, tanto non fanno, in capo a 2-3 mesi appunto riescono a localizzare l'assassino,
cioè il fratello assassino, in una chiesa di Montebello dove lui si era rifugiato. Naturalmente per loro, anche se la chiesa rappresentava un'extra territorialità, loro chiaramente non si fermavano per questo, sfondano la porta, lo tirano fuori e lo ammazzano. Dopodiché, non contenti di questo, chiamano i parenti, fra cui la vedova e il figlioletto Bernardino di pochi anni, e li invitano a fare un macabro esercizio di vendetta. Cioè i parenti in fila, ognuno doveva, passando davanti al corpo esanime dell'assassino morto, doveva infilzare la spada in questo corpo. E questa operazione viene fatta fare anche a Bernardino. Probabilmente, direbbero gli psicologi, probabilmente è da qui che nasce questo tendenza alla violenza di Bernardino, che poi viene anche sviluppata e aiutata a sviluppare fino ad arrivare appunto alla tragica vicenda. Vediamo adesso la figura ingegnere, qua è partito tutto un'altra volta, andiamo avanti, sì, non ce la caviamo più. Vediamo adesso praticamente la figura di Antonia Liberti, no? Che è la vittima delle vittime, tra le altre cose, di questo romanzo. Lei viene praticamente costretta, viene quasi venduta al matrimonio con la De Napoli da parte del padre. Però alla morte del padre, ovviamente, lei si sente anche svincolata e libera da questo contratto di matrimonio che era già stato quasi fissato, stabilito. Lo è di fatto. La possibilità di decidere, di scegliere. E tanto è vero che durante praticamente il matrimonio del fratello maggiore Lorenzo con Lucia Cortés si innamora, ricambiata ovviamente, di Don Petrillo. E lei descrive poi anche la storia anche d'amore tra i due giovani, praticamente ambientata anche, che prende vita soprattutto durante il viaggio di nozze del fratello Lorenzo, no, a Messina. E a me è rimasta impressa sinceramente una frase. Antonia arriva a Messina tutta felice, tutta contenta, insieme alla famiglia, no? Perché se andava in viaggio di nozze non è che si andava in intimità, ci si portava dietro tutta la squadra. Lei arriva a Messina, vede un'esecuzione praticamente che sta per avvenire a Palermo, vede un'esecuzione e legge, perché Antonia, a differenza di molte altre donne, sapeva leggere e scrivere, e legge praticamente bandito attaccato, un cartello attaccato alla persona con scritto bandito, e lo dice a Don Petrillo, al compagno, dice ma bandito, cioè, perché tu sai leggere, promettimi di non farlo più. Cioè, come praticamente se il fatto di saper leggere e scrivere fosse un delitto commesso da parte della povera Antonia. Sì, dunque, allora, c'è una parte di quello che lei ha detto che fa parte delle vicende note. Con una piccola ma assolutamente insignificante correzione, non su quanto che ha detto lei, ma su quanto diceva il canto storico. Praticamente succede questo: la Benavoli, abbiamo detto che era una persona malvagia, ma non solo, era anche uno che commetteva praticamente qualunque tipo di atto illegale. Tra le altre cose, per esempio, nel 1677, ed è qui che nasce quella relazione mandata a Napoli, nel 1677 è il periodo della cosiddetta guerra di Messina, cioè si affrontano praticamente Messina, ribelle, passano dalla parte dei francesi, il resto del regno era spagnolo, e quindi c'è questa guerra condotta nello stretto e comunque
persino accerchiata fra spagnoli e francesi. Bene, Bernardino Benavoli da una parte fornisce all'arcivescovo di Reggio, che era un po' il capo militare delle, dell'azione militare, fornisce una truppa, tra virgolette, di una trentina di uomini armati e feroci pronti alla battaglia. Dall'altra però, questo è storicamente accertato, dall'altra fa il contrabbando a favore dei francesi, fornisce ai francesi materiale per sopravvivere, eccetera, eccetera, insieme, anche questo è storicamente da noi accertato, insieme al Don Ferrante Spinelli, che era il signore di Bovarino, e non è un caso. Poi si scambiano dei favori fra di loro, senza farla lunga, perché magari sono cose che qui non interessano, comunque sono tutte riportate nel libro. Questo, finita la guerra, questi famosi 30, quanti erano, briganti, perché non erano altro che briganti, li riprende con sé e costituisce una specie di piccolo esercito con il quale terrorizza i circondati. Perché dico questo? Perché quando chiede in sposa al marchese vecchio Domenico la figlia Antonia, il marchese se la fa sotto, qua è dura dire di no a questo, quindi prende un po', fa che pippa, però alla fine acconsente, inizia tutta la trafila, che all'epoca era lunghissima, perché bisognava fare i capitoli matrimoniali, cioè bisognava fare una specie di contratto, io ti do questo, tu mi dai quest'altro, eccetera, eccetera. Mentre fanno questi capitoli matrimoniali, muore il marchese vecchio e gli subentra il marchese giovane, Lorenzo, che era il fratello di Antonio. Se non che questo Lorenzo aveva sposato una certa Lucia Cortés, che era figlia di un altissimo dignitario funzionario della corte spagnola, e quindi a un certo punto si sente protetto, dice: non ho più paura del Montebello, perché alla mia spalla il suocero, che è un potentissimo di Spagna, tra l'altro che disponeva anche di un piccolo esercito di soldati. Per cui dice: no, questo matrimonio non si fa più. Non sappiamo se Antonia fu contenta di questo, ma certamente sì, perché lei aveva sentito qualcosa. Nel romanzo, vengo all'ultima parte della sua domanda, spero di non annoiare troppo il pubblico, ma nel romanzo io accenno al fatto che le donne dell'epoca non sapevano leggere e scrivere. Spesso, non sempre, spesso anche le nobili. Cioè non è detto, qualcuno dice: ma la mia antenata sapeva leggere e scrivere. Sì. Posso raccontare, senza andare al 600, un matrimonio con tanto di atti reperibili a Bovarino, fra una nobile di Bovarino e un ricco commerciante di Santa Cristina d'Aspromonte, parliamo del 1835, non del 1600, bene? Dove alla fine firmano gli atti del matrimonio il marito, i cinque testimoni che sono tutti della nobiltà di Bovarino, lei non firma perché non sa leggere e scrivere. E stiamo parlando del 1800. Quindi, ecco, ho voluto sottolineare questo, la condizione di subalternità della donna che arrivava fino anche al diniego della o meglio, più che al diniego, non era un diritto. Se voleva il padre, se il padre aveva questa sensibilità, allora magari concedeva alla figlia di procurava un aio privato, un prete di solito che le insegnasse a leggere e scrivere, ma non era assolutamente automatico. Sarebbe stata una certa autonomia. Appunto. Specialmente nel momento in cui c'era l'erede designato in grado di prendere. Perché quando è che la donna certamente sapeva leggere e scrivere? Quando in qualche modo doveva prendere le redini. Per esempio in mancanza di un figlio maschio nella famiglia, allora sì, era obbligata a saper leggere e scrivere perché doveva comunque tenere in mano i conti economici del periodo. Bene,
Vediamo, in questo romanzo lei inserisce anche molti riti bizantini, come quello del Venerdì Santo, tenere l'acqua in bocca. Ne vogliamo parlare un po'? Sì. Allora, io dico sempre che questo romanzo, qualcuno conta il suo, mi ha detto che la bellezza di questo romanzo risiede proprio in questo, nel senso che nel fatto che ci sono diversi piani di lettura, diverse chiavi di interesse. C'è quello storico, che è appunto discende, il piano storico che discende dalla certezza documentale che i fatti si sono svolti così come le abbiamo raccontate. Su questo non si discute. Poi c'è un piano che potremmo definire etnoantropologico, dove ci soffermiamo su quella che era la società, con un particolare occhio di riguardo, come ho detto prima, alla condizione della donna in quell'epoca. E ci sono diversi episodi in cui emerge lo stato quasi di schiavitù nel quale era tenuta la donna a quell'epoca, anche una donna nobile. Non, immaginatevi la donna del popolo, immaginate. Ora, etnoantropologico perché? Perché ci sono lì dentro alcune curiosità, se vogliamo. Per esempio, non ve lo svelo, ma vi dico che troverete, per esempio, per chi lo vorrà leggere, troverete che cos'era lo stomatico e perché è nato lo stomatico. Nel 600 c'era lo stomatico e aveva una sua funzione ben precisa. Non era fatto così tanto per uno dei tanti dolci. Era una specie di dolce fatto con una funzione specifica. Troverete per esempio anche, questo un po' anche per esperienza personale, ma poi vi dico perché, non tutti forse sanno che fino al 400 anche Pentelattico rientrava nella cosiddetta bovesia, cioè dove si parlava in greco. Non solo si parlava in greco, ma si officiavano le funzioni religiose in greco. Nel 1486 l'arcivescovo Calceopoulos abolì il rito greco e impose il rito latino. Da quel momento, come lingua greca, sopravvisse soltanto in quell'ambito ristretto che oggi conosciamo, Roguti, l'area grecanica, ma come usanze ancora si continuarono per lunghissimo tempo. Non solo come usanze, ma anche come un certo tipo di usanze religiose. Per esempio il matrimonio. Il matrimonio, diciamo, bizantino, e poi quello greco-ortodosso, che se qualcuno ricorda il film Il Cacciatore, quel bellissimo film di tantissimi anni fa con Robert De Niro, a un certo punto dice un matrimonio officiato con questo rito. E si svolge in maniera diversa. Cosimo sa che io sono sposato con una Arbresh che hanno ancora, mantengono questo rito bizantino. Tanto per dirne una, non ve le dico tutte, nel rito bizantino il sì non viene detto sull'altare, ma viene detto davanti alla porta della chiesa. Cioè prima di entrare in chiesa il re dice tu vuoi sposare, sì, allora entra. Se no, marcia a vedo e tornate a casa, non perché non tengo. E poi altre cose che tra l'altro sono le cose che mi hanno fatto innamorare di questo rito, io ho voluto assolutamente sposarmi con questo rito. Per esempio, il prete, il sacerdote, dà la comunione a tutti, ma in particolare ai due sposi, con il vino e il pane. Cioè tocchetti di pane, non di ostia, tocchetti di pane e vino che il sacerdote tiene in un bicchiere e fa bere alternativamente allo sposo e alla sposa finché non si consuma il vino. Finito il vino, questo bicchiere, pum, viene buttato a terra e fracassato.
e si deve rompere, perché se non si rompe è mala, male temporale. La bellezza di questa vita qual è? Il matrimonio è un qualcosa al quale deve attingere, alla quale deve attingere solo una risposta e nessun altro. E nessun altro, compreso suocero, suocero, niente, ma è una cosa per noi. Infatti ho notato che lei porta la fede dall'altra. No, 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 questa è una risposta, sì, per un problema che c'è. No, perché di solito qui porto la fede. Ecco, perché quindi ci sono nel libro anche tutta una serie di descrizioni, anche per esempio degli abiti, la descrizione. E ci sono due matrimoni nel libro. Uno, quello di Lorenzo, che prima si sposa civilmente con la moglie confessa, poi si sposa in chiesa a Pentedattimo, e la cerimonia viene officiata dal vescovo di Reggio, che è spagnolo, e quindi non, nemmeno conosce il credo bizantino, per cui si sposano con il rito latino. Invece, il matrimonio di Antonia con Bernardino, che ricordo è un matrimonio forzato, non è un matrimonio d'amore come viene fatto credere in tante parole propalate in giro, cioè lui la forza a sposarlo, e il fatto con il rito greco. E queste sono delle chicche, diciamo, che per chi è interessato agli aspetti antropologici della nostra Calabria, sono state, diciamo, molto apprezzate da chi ha letto. Quindi vediamo la conclusione in un certo qual modo. Vediamo qui che Bernardino, dispettito, incapricciato, decide di fare la strage proprio il giorno di Pasqua, in modo tale che la donna si possa ricordare della giornata di Pasqua. Qui c'è un piccolo errore, che è appunto questo è l'errore del capestro. Non avviene a Pasqua, avviene due giorni dopo Pasqua. Abbiamo una data precisa, sono andato a ricercare sui calendari, Pasqua era stata due giorni prima. Tra l'altro, il giorno di Pasqua, che poi è la voce che fa provocare il vaso, il giorno di Pasqua invece avviene un altro fatto, che è quello appunto che fa nascere il tutto, cioè Lorenzo concede a la sorella Antonia a questo Petrillo Cortese, che è il fratello di sua moglie. Qui lui lo viene a sapere, Bernardino, e subito organizza questo assalto tragico al castello, nel quale assalto succede una vera e propria strage. Una strage che riflette appunto la persona, ancora una volta, la persona di perché vengono uccisi, pensate, qui non vi rivelo niente di nuovo perché è storia questa, vengono uccisi prima di tutto il fratello Lorenzo, il fratello e quindi il marchese in vigore, il marchese, poi viene uccisa la madre, la Vanacca Domen, poi viene ucciso un attendente di camera che in un certo modo che non c'entrava niente, della suocera che in quel momento, la spagnola che in quel momento si trovava al castello. Poi vengono uccisi un fratellino di Lorenzo di Antonia di 9 anni, un altro bambino di 9 anni, di 9-10 anni, e un'altra donna che lavorava nel castello e che non c'entrava niente. In più, una delle sorelle di Antonia viene data quasi in regalo alla soldataglia e viene trovata la mattina dopo dal prete nelle stalle del castello, giusto in tempo per avere la stranunzione, completamente distrutta dagli stupri, dalla violenza e dalle botte che aveva avuto. Miracolosamente riescono a scampare al massacro due sorelle di Antonia. Apro e chiudo una breve parentesi. Secondo i canoni di coloro che si interessano di genealogia di queste cose dei nobili, il titolo si trasmette solo per via maschile. Sì.
Quindi l'Alberto Casellati può dire quello che vuole, ma non è discendente di quegli Alberti, perché la linea maschile si interrompe con la morte di Lorenzo, tra l'altro. È vero invece che veniva dato qualche volta, diciamo, da parte degli Alberti, qualche volta spesso, da parte della Benavoli un po' meno, veniva dato il cognome a delle persone, come dire, chiamiamole dame di compagnia, tanto per non scendere troppo nei particolari. In particolare, questo è un dato storico, la persona di fiducia del castello era una donna di razza nera, che aveva però in custodia tutte le chiavi del castello, tutte, anche dei forzieri, e questa firma si chiamava Alberti, cioè le era stato dato, ovviamente non era un Alberti, le era stato dato il nome Alberti. Come se Morti Maschi non avesse il valore del nome. Bene, ingegnere, io vado a fare un giro in platea, nel parterre, e voglio intervistare questo signore qui. Ci vuole dire il suo nome gentilmente? Io mi chiamo Bernardo. Ma come di cognome? A Benavoli. Dottore Bernardo Appenavoli, discendente della famiglia Appenavoli, e noi ringraziamo di essere qui con noi per sapere. Dottore, è stato squisito da accettare il mio invito. Prego, non potevo farne a meno, anche perché è stato il direttore che. Ah, ci sto detto che è il suo primario. Il direttore. Va bene. Deve essere il contenzioso, no? Il direttore. No, va bene, dottore, prego. Cosa volete che ci dica? Quello che vuole. Un contraddittorio con il romanzo. E allora, no, contraddittorio con il romanzo, no, perché la verità, tranne il fatto che, secondo me, l'Antonia voleva il Bernardino, l'Antonia era stata comunque promessa dal marchese padre al Bernardino. Nel microfono, dottore, gentilmente. Dopodiché, cosa è successo? Che intanto il marchesino si era sposato con una cortes napoletana e aveva invogliato la sorella, portando su e giù il cortes da Napoli a Bentidattolo, per cercare di farla combine. Lui l'ha saputo ed è andato fuori di testa. Che non fosse uno stinco di santo, sì, era normale, però insomma, a quel punto è andato un pochettino fuori di testa e ha fatto quello che ha fatto. Ha trovato, fra l'altro, degli aiuti all'interno del castello. Sì. E uno di questi aiuti è stato lo Scrufani. Dottore, dai il microfono gentilmente. Ma Scrufani o Scrufani? Scrufani. Scrufani, ok. Il quale era il quale era ben preposto a fare quello che ha fatto, perché nel contempo, si dice, almeno quello che sappiamo noi, che era convolato a nozze e il marchesino ha costretto, ha messo in atto lo ius prime nocte, e lui quello se l'è legato al dito, prime nocte, e lui quello se l'è legato, per cui è stato ben lieto di fare quello che probabilmente non avrebbe fatto se non fosse successo quello che io conosco e che ha indotto lo Scrufani a fare quello che ha fatto. Come altro, insomma, io, come ho detto il direttore, non sono stati gli Appenavoli la tragedia degli Alberti, non sono stati gli Appenavoli a essere una tragedia per gli Alberti, ma sono stati gli Alberti a essere una tragedia per gli Appenavoli. Perché poi alla fine noi siamo rimasti là un pochettino emarginati, perché noi avevamo due feudi. Il primo era quello di Montebello. Lei non la discende, scusa. Eh? Da chi discende? Io discendo dagli Appenavoli del Franco di San Lorenzo, Magalari. Noi avevamo due feudi all'epoca. Il primo era stato quello di San Lorenzo Magalari, il secondo poi è stato dato a. Quindi ovviamente alla lontana, perché nemmeno Bernardino ebbe
Come? Nemmeno Bernardino. No, Bernardino di Montebello non ha avuto eredi, no, assolutamente. Ha avuto però un figlio. Questo non sapevo, sì. Io sapevo che lui è morto poi combattendo sulla penisola slava. No. Come no? Contro gli ottomani. Sì, ma non nella penisola slava. Nell'ex Jugoslava? No. All'isola da Creta. Si era all'isola a Creta. A Creta, può darsi, perché lui si era messo comunque agli ordini di Leopoldo I, sì, il quale, chiamato e saputo che era stato l'artefice di quell'eccidio, lo ha convocato a morte, lo hanno messo su una carrozzina, è arrivato alla corte di Leopoldo I, lui era convinto che arrivando là lo avrebbe appeso a qualche albero, invece insomma Leopoldo I, visto il coraggio, perché si dice che addirittura è morto colpito da una palla di cannone, lo ha riabilitato e gli ha consegnato la spada per continuare a combattere ed è morto in combattimento. Dottore, tutto questo. Marchese, conte, come la devo chiamare? No, io mi chiamo soltanto Bernardo, perché non so che si chiama Bernardo. Ringrazio a nome dell'associazione, a nome della situazione, ringrazio di essere qui questa sera. Ingegnere, lei la replica ovviamente. Allora, peccato che sia saltato il collegamento. La proiezione, altrimenti vi avrei fatto vedere, ma magari poi singolarmente potete vedere il quadro. Allora, la vicenda è questa. Ci sono state all'epoca molte leggende che dicono ognuno una cosa. Io in particolare ne ho trovato una parte. Sì. Un manoscritto nella biblioteca di Francia dove vengono raccontati questi fatti. E chi li scrive, sempre anonime sono queste leggende, mai che vengano firmate, attenzione, chi scrive naturalmente anonimo, per esempio, alla fine tradisce la sua ignoranza, nel senso ignoranza non absent nullius, ignoranza dei fatti, perché dice il barone Abbenavoli è scappato e ci risulta che sia in Spagna. Ora, proprio se c'era un posto dove non si poteva rifugiare, quella era in Spagna, perché era ricercato da quasi la metà dell'esercito spagnolo. Ecco, questo per dire, se ne sono dette di tutti i colori, addirittura in un libro recente è stata scritta un'ennesima versione della storia che sinceramente mi ha fatto rabbrividire, perché il libro è scritto da una donna e mai mi sarei aspettato che una donna trattasse Antonio Alberti come una specie di fuoco di buono che si teneva, in un certo qual modo lo fa capire anche il dottore che ha parlato prima, che si teneva da due staffe, che teneva dalla famosa cavezza da una parte Petrillo, dall'altra Bernardino, perché non si stava decidendo. E poi alla fine tutto questa sua indecisione porta alla tragedia, quindi la colpa è sua. Ecco, io inorridisco durante questo, non è captatio benevolenza la mia, credetemi, ma io da prima che nascessi nel movimento femminista ho avuto sempre un tipo di rispetto ben preciso per la figura del dottore. E già da allora non mi andava il fatto che se noi siamo in queste condizioni la colpa è di Eva che mangia la mela, che fece mangiare la mela da Adamo. Se, come si chiama? La faraona, la principessa, se Cleopatra avesse avuto il nasino più lungo, allora il povero Cesare non sarebbe stato. Sempre colpa della donna. Questo è inconcepibile per me. Ma questo esiste ancora? Questo esiste ancora. La verità è un'altra.
La verità che sta alla base di questa strage, che se ne dica, che se ne dica in queste leggende, che sono tutte partono da questo presupposto, la colpa più o meno evidente è di Antonio. Il dottore è stato un po' benevolo perché dice che la colpa è stata di Lorenzo, che aveva promesso prima e poi si è rimangiato la parola. Lorenzo l'aveva promesso in padre. Questo l'ho detto prima io, che il figlio probabilmente sentendosi le spalle coperte rifiutò di accondiscendere a questo patto scellerato. Che non si trattasse di morte lo dicono due fatti assolutamente certi, poi ognuno può continuare a pensare come vuole, ma questi due fatti sono assolutamente certi. Prima, Bernardino non appena uccide il fratello Lorenzo, stupra Antonia davanti al cadavere del figlio. Se questo è amore, vuol dire, se qualcuno pensa che questo è amore, vuol dire che qualcosa nella testa non funziona. Perdonate. È talmente vero che non si è trattato di una condiscendenza di nessun tipo da parte di Antonia, sono costretto a rivelarvi un piccolo, ma solo una parte del finale, perché è conosciuto questo finale, ma è conosciuto in maniera non completa. Antonia fa di tutto, tutto ciò che è in suo potere, fino al punto di rinunciare ad una ricchezza spropositata, pur di avere annullato il suo matrimonio con Bernardino. Addirittura va in convento poi. Sì. Perché praticamente lei, capisco che in un romanzo di quelli che fanno presa, magari sarebbe stato bello, sarebbe stato più trascinante, più coinvolgente, che lei si ergesse ad eroina e che magari brandendo in mano un pugnale ammazzato. No, la donna a quei tempi non era questa. Giovanna d'Arco può essere un caso assolutamente episodico ed eccezionale. Lei, le donne di quel tempo, avevano una sola cosa che potesse, come dire, farla riconoscere come donna, e cioè la dignità. E lei, in virtù della dignità, rinuncia a tutto, compreso, ripeto, ad una ricchezza spropositata. È facile capire perché. Bernardino muore senza sapere. Il suo, lei, essendo morta Lorenzo, lei diventa l'erede del feudo, il matrimonio fra Bernardino, matrimonio per quanto forzato, tra Bernardino e Antonio, univa le ricchezze dei due feudi che erano favolose. Bene, lei rinuncia a tutto questo. E poi vedrete perché e come, in un certo qual modo addirittura è stata costretta anche a rinunciare. Cioè è stata posta di fronte a un'alternativa. E lei ha scelto quella di rinunciare a tutto purché potesse vedere avverato il suo sogno, che a quel punto era quello di annullare il matrimonio. Grazie professore. Ingegnere, scusi. Palmiro, vuoi aggiungere qualcosa? Io? Sì, lo diciamo io, Palmiro. No. Sì, posso aggiungere. Il professore Palmiro è scrittore, Palmiro Puglisi, scrittore e poeta. Niente, è molto, molto interessante quello che lei ha descritto. E mi è piaciuto questo dibattito con il discendente. Cioè, bisogna capire però, ascendente incolpevole. No, è chiaro che non c'entra niente, non siamo noi che possiamo assumere le colpe dei nostri avi. No,
mi incuriosiva questo aspetto. Potrebbe, cioè, il discorso che lei fosse stata promessa, no, dal padre alla Benavoli, e il fratello poi praticamente abbia in qualche modo contravvenuto a questo patto, che poteva o meno essere forzato. Lei ha detto che era stato forzato questo patto dal fatto che la Benavoli aveva una consaglia di mercenari, di sbirri, diciamo così, di birri al suo, di briganti al suo comando, e quindi il padre di Antonia in qualche modo si è sentito costretto a cedere la figlia, no, ad accettare questo patto scellerato. Però il fatto poi che muoia il padre e subentri Lorenzo, se non erro, il fratello, sì, e venga meno a questo patto, cioè è chiaro che ha creato qualcosa lì, cioè ha creato, nel senso che allora, per quanto io non sono uno storico, per quanto possa sapere io, cioè i patti allora, anche se scellerati, anche se in qualche modo diciamo così ottenuti con la coercizione, bisognava mantenerli. Cioè il fatto che il fratello sia venuto meno a quel patto ha creato un circolo vizioso, per cui il caratteraccio della Benavoli e diciamo l'atteggiamento, questa ostentazione di sicurezza di Lorenzo, secondo me ha combinato il pastrocchio, cioè ha creato quelle condizioni per cui qualcuno che non era uno stinco di santo ha perso la testa e ne ha combinati tutti i colori, è andato forse oltre quello che voleva provocare, nel senso che quell'eccidio non si giustifica, non ha nessuna giustificazione. Lui doveva al limite uccidere Lorenzo e fermarsi lì, poi insomma non so, ha perso la testa, è stato, come diceva l'erede, è stato aiutato anche da personaggi interni. No, lei non so se ammette questa cosa. Sono d'accordo, ma grazie. Allora, guarda, intanto questo è un romanzo storico, però è un romanzo storico. Vorrei chiarire un attimo questo punto, perché può essere interessante fin dove si può discutere fin dove no. Ci sono dei punti fermi, documentati, provenienti da altri documentari, sui quali non si può dire. Poi è chiaro che i documenti non ci narrano un punticello, ci dicono questo e quest'altro. La figura del romanziere sta nel cucire, secondo un procedimento logico. Un procedimento logico, che non è detto che sia quello giusto, ma è certamente quello più giusto. Detto questo, non c'è alcun dubbio che l'atto scatenante sia stato il di Lorenzo, questo non ci piove. Se non che, perché diventa atto scatenante? Secondo me ci sono due motivazioni. Una, per me abbastanza chiara, di ordine, diciamo, anche psicologico, se vogliamo, ma psicologico nel senso di psicologia criminale. Ed è quel modo di pensare che parte da quei tempi, arriva fino ai giorni nostri. E se si ricorda, dottoressa Masciaga, quando presentai il libro del Cella, raccontai un episodio che mi venne in mente proprio mentre scrivevo il libro. Un episodio accaduto nella mia Popolino, che senza voler far torto a nessuno, fino almeno fino agli anni 70,
era nota per essere un paese di una tranquillità estrema sotto il profilo della violenza, specie della violenza imperialista. Non esisteva. Quindi un paese, tra virgolette, normale. Bene, successe un fatto bello, assolutamente bello. Un tizio di Bologna, che una persona tra l'altro normale, tranquilla, era un calzolaio, che si invaghisce di una ragazza di Bologna, la quale tra l'altro era promessa di un altro, ma questo non è importante. E questa qui lo rifiuta, rifiuta le avanze del calzolaio. Questo che cosa fa? Cosa gli pare bello fare? La domenica, mentre questa usciva dalla chiesa, si apposta dietro una siepe, salta fuori all'improvviso e con il trincetto, sapete cos'è il trincetto? È quella lama affilatissima che serviva ai calzolai per tagliare il cuoio, cuoio spesso con questo periodo, la taglia alla faccia. E le dice, adesso o mia o di nessuno. Ecco, quello che è scattato, visto ormai quelli che erano i precedenti narrati nella relazione del giorno di Matteo del cancelliere di cui dicevo prima, secondo me gli toccarono la roba sua. Antonia è roba mia perché io non ho messo gli occhi addosso, e guai a chi me la tocca. E questo che fa scattare. Se a questo ci mettiamo un probabile, io nel libro lo do per certo, ma qui mi fermo, cioè non vado oltre nel difendere questa tesi, diciamo è quella che mi è parsa più logica, un probabile interesse, perché capiamoci bene, Bernardino non è capace di amare, non sa che cos'è l'amore. Lui nella sua vita ha conosciuto solo la violenza e il possesso. Una donna per lui è un possesso ed è un fine per raggiungere un mezzo. Il mezzo è l'unificazione dei due femmine, in un modo o in un altro. L'intervento di Lorenzo, che rifiuta, ma sconvolge tutti i suoi piani. Quindi piani ben terra terra che non avevano niente a che fare con l'onore per il... Ma quale no? Ma quale no? Ma stiamo attenti quando pronunciamo questa parola. Tra le altre cose, 1687, nel 67 sono i fatti della democrazia. Tra le altre cose, io racconto, cioè uno dei personaggi cardine del romanzo è proprio questo Scrufari, che è quello che dall'interno fa aprire le porte. Di Scrufari, per esempio, si è detto che si era sposato e che Bernardino e che Lorenzo Alberti avevano violentato la moglie. Peggio ancora, aveva esercitato il diritto di possedere. Bene. Era legale. Qui è da chiarire una cosa. Fino al giorno della presentazione del mio libro a Reggio Calabria, presso l'archivio di Stato di Reggio, io sono sempre stato convinto che lo Ius Brumenoptis fosse una favola. Perché non c'è nessun testo. Io mi sono letto per altri motivi, non certo per questo romanzo, le cosiddette prammatiche, che erano le leggi emanate dal governo spagnolo. Non si parla da nessuna parte di Osiris. Non è sancito legalmente lo Ius Brumenoptis. Però se devi fare con esse sarei riportato c'è un botto. Barbero dice che non esiste. Barbero dice che non esiste. Chi? Barbero, lo storico. Sì, una favola. Non ha... Infatti... Però qualcuno lo inventa per servirsene. Oh, mi rispose la dottoressa Mirella Marra, non so se qualcuno di voi la conosce, è l'ex direttrice dell'Archivio di Stato di Reggio. Persona, inutile dire,
una cultura eccezionale. A parte di una cultura eccezionale, lei che ha accesso per decine d'anni a tutti i documenti dell'archivio di Stati Uniti, ci impegna, ti devo contraddire in questo. Ci diamo da tu, siamo molto amici. Qualche tempo fa, proprio io insieme ai miei collaboratori, ho trovato, come dire, il... come posso chiamare, una specie di normativa, in termini tecnico si chiamano le bandette, del feudo di Montebello. Quindi erano disposizioni non statali, particolari del feudo, dove nel feudo di Montebello veniva istituito lo ius subordinatus. Ma questo non c'è nessun documento che attesti che lo ius criminatis esistesse anche a Temperati. Quindi, fin quando non mi si porta un documento, quella che ha raccontato, con tutto il rispetto, per signora Benavoli, per il dottor Benavoli, è una balla. E deve essere presa come una balla. Cioè, o meglio, più che una balla. Una di quelle tante invenzioni che ci sono, che sono contenute in queste almeno quattro leggende che circondano, la più famosa delle quali venne in mano a un grande storico regino, Mario Mandalari, che scoprì questo testo, un testo manoscritto, redatto, pensate, redatto nel 1800, mi pare 30, 40, una cosa del genere, da un certo Scrufari che diceva di essere discendente di quello Scrufari e raccontava le vicende di Pentedattilo per come erano tramandate nella sua famiglia. Quindi, sì. Una variante, capite? Qui si tratta di documenti con alcune cose, non lo nascondo, alcune cose sono inventate per romanzate per dare un senso a la storia. La Benavoli, che intanto fu ricercato da mezzo esercito spagnolo. Bene. Non l'hanno trovato. Intanto riuscì, non si sa come, e qui ovviamente io romanzo la mia visione, ma non si sa come riesce a scappare da Reggio. Reggio si è imbarcato e è finito a Malta. Allora, è finito a Malta, ma ha fatto molte spese. Sappiamo che c'erano a caccia di Bernardino Benavoli almeno 2000 persone. La prima cosa ad essere pattugliata metro per metro era la strada. Quindi a Reggio non si poteva certamente imbarcare. Certo, da qualche parte si è imbarcato, perché a Malta non ci serviva per via terra. Lui era un abile cavallerizzo. Oh, ed io lo so, infatti sfrutto anche questo nel... Quando sarà la bontà di leggere il libro, vedrà che la spiegazione può essere intanto questo. Intanto Bernardino Benavoli viene condannato a morte, perché viene riconosciuto a Malta, anche questo lo racconto perché è un dato nostro, dal figlio di una delle tante persone che lui aveva. Mi pare che si chiamasse Zumbo. Forse, non mi ricordo, forse, ma più o meno quello. E una volta incarcerato, non era possibile che fosse portato davanti a un avvocato, non c'era motivo, non era così potente, non era così potente e così importante. La verità è molto più prosaica della verità. E cioè, la Spagna era in continua guerra con tutto il mondo, contro la Francia, contro questo, contro questo, e aveva un bisogno spasmodico di persone che combattessero. E tanto più erano feroci, meglio era. Tanto è vero che c'è un editto fatto dal viceré spagnolo nel
nell'immediatezza dei fatti che raccontiamo, cioè 1660, una cosa del genere, quando il brigantaggio, non state a sentire quelli che dicono che il brigantaggio in Calabria non c'era, che c'era soltanto quando vennero i piemontesi e quando vennero i francesi, non è vero. Il brigantaggio in Calabria, purtroppo, come in altre parti d'Italia, c'è sempre stato. Nel 1600 era talmente diffuso il brigantaggio che il viceré, una delle cose che pensò di escogitare per limitare il brigantaggio è quella: una volta catturato il brigante, preferibilmente vivo, lo si, tra virgolette, invitava a arruolarsi vita naturale durante nell'esercito spagnolo per combattere le tante cose. In caso di rifiuto, ecco cosa vede Antonia a Palermo, in caso di rifiuto, lo dice con una frase che è in spagnolo e quindi adesso non me la ricordo, in caso di rifiuto gli venivano tagliate le mani e le piedi, cioè braccia e gambe, anzi non mani e piedi, braccia e gambe, e lasciato lì ad implorare che venisse al più presto la morte con liberazione. Quindi quello che è successo è questo: lui ha barattato, la sentenza capitale con un'offerta della spada, e guardate che io sono che ci sa fare, che sono veloce e ci so fare. Ecco perché fu graziato e fu mandato, graziato in questo senso, fu mandato a combattere contro i turchi e morì, questo c'è per una cannonata, sulle mura della Canea, che era una località dell'isola di Creta, allora isola di Candia, che era, diciamo, l'avanfronte della storia. Io ne ho letto due o tre libri e tutte e tre i libri dicono tutte e tre cose, e raccontano tutte e tre cose diverse. Di queste si può fidare perché sono documenti. Comunque, noi staremo qua per ora in genere ad ascoltarla. Se c'è qualcun altro che vuole sapere qualche altra cosa? Oh. Non penso che Renato Pancallo ci inviterà. No, successivamente, però vista che l'ora è tarda, non abbiamo iniziato tardi e ci dispiace tantissimo. In genere noi staremo qua ore ad ascoltarla, sinceramente. Però il tempo è quello che è, abbiamo purtroppo iniziato tardi per il piccolo inconveniente. Io intanto la ringrazio tantissimo di aver accettato il nostro invito. Ringrazio il dottore Bernardo Aldenavoli, ringrazio il pubblico qui presente, ringrazio Renato Pancallo che ci ha dato l'ospitalità, e niente, io vi do appuntamento per venerdì prossimo, sempre alle ore 18, salvo imprevisti come oggi, per un'altra presentazione di un altro romanzo storico. Parleremo di Ulucciali e del segreto del codice. Io vi ringrazio e ricordiamoci che non siamo noi ad aprire i libri, ma sono i libri che aprono noi. Cosimo, a te l'ultima parola. Questo è il documento che ho trovato io nella biblioteca di Francia. Quello di sotto, questo di sotto, è un'ennesima versione non scritta, e poi quello là invece dove si legge la parola storia è il libro che fece l'articolo che fece Mandalari sulla base di quell'altra storia che avevo trovato. Allora concludiamo qua questa serata. Ringraziamo Giuseppe Magritte e Simone Masciara. E aggiungo però una piccola nota: in albo cadono i titoli. E non è un caso che utilizziamo questa espressione. Non ci sono titoli, non c'è parola, non c'è principe, basta nome e cognome. E le buone azioni rimangono, come rimangono anche le cattive azioni. A tutti, buonasera, ci vediamo venerdì prossimo. Arrivederci.